transettimana incomunicata. Un rotocalco semiserio di cultura, politica, salute, attualità. Il cinematografo. Negli anni d'oro della settima arte, nel periodo dal 1910 al 1925, prima dell'arrivo volgare del sonoro, quando ancora l'immagine era sufficiente a trasmettere forza e vigore a una storia e la parola era considerata ancora solo un inutile orpello, ebbene, fra i tanti interpreti sergeva maestosa e imponente la figura di un grande attore, Tranquillo Bianco. Torinese di Natali, egli ebbe a interpretare numerosi ruoli in tantissime pellicole. Egli fu grande interprete, grande caratterista ed ebbe a lavorare soprattutto per la neonata e già ambiziosa casa di produzione della medesima città, la Film Artistica Gloria. Fra i numerosi titoli che il nostro ebbe a interpretare, ci preme ricordarne solo alcuni, fra i quali L'occhio della morta del 1915 o Armiamoci a partite del medesimo anno e ancora Somiglianza funesta, la più classica delle commedie degli equivoci, dove il protagonista, un fior di gentiluomo, ha un sosia che in realtà è un fior di ribaldo. Tranquillo Bianco fu attore molto conteso, poiché in quegli anni spietata era la concorrenza fra le case di produzione, non ultima la Milano Films, la quale ebbe in meno di 15 anni di attività a produrre oltre 500 pellicole. Provate a immaginare oggi, 500 pellicole in 15 anni. È una mole di lavoro sterminata e il nostro Tranquillo Bianco rimbalzava da una casa di produzione all'altra, firmando contratti continui, poiché il suo lavoro era considerato ai massimi livelli. Financo la Padus Film ebbe ad ingaggiarlo, offrendo per lui finalmente un ruolo da protagonista. Era una commedia comica, il cui titolo, indovinate un po', era proprio Come Tranquillo esordì in società. Ebbene, fu una pellicola che non portò molta fortuna al nostro, poiché dopo quella lì, la Padus Film ebbe a chiudere l'attività. Tuttavia, come ogni parabola, anche quella di Tranquillo Bianco doveva avere prima o poi una conclusione. Ultima pellicola della quale ci resta il suo ricordo è un film importantissimo per la regia di Baldassarre Negroni, Beatrice Cenci, la storia di una nobildonna romana accusata di parricidio e poi giustiziata per questo reato. Ebbene, è una storia controversa, torbida, a tinte fosche, della quale si è parlato per secoli e ancora se ne parla, poiché Beatrice Cenci è diventata eroina popolare. Fu arrestata, processata e infine condannata al patibolo da parte di Papa Clemente VIII, il quale, a quanto pare, non tenne fede al proprio nome pontificale. Certo, questa è l'ultima pellicola di Tranquillo Bianco, poiché egli scompare il 18 maggio del 1926. Poco dopo scomparirà anche il cinema muto. L'arrivo del sonoro è imminente e poco dopo ancora una grande invenzione, quella del Technicolor, rivoluzionerà per sempre la storia del cinema. Tuttavia, a noi piace ancora ricordare e rammentare le figure dei grandi attori che resero immortali gli anni d'oro del cinematografo. È con questo che ci piace ricordare la figura di Tranquillo Bianco. Dal vostro Giusto Pigliapoco è tutto. Alla prossima. Come hanno affrontato la quarantena gli italiani dal punto di vista gastronomico? Si sa quanta importanza rivesta per gli italiani la cucina, il buon cibo, il buon vino e l'appagamento della gola. Poteva senz'altro risultare difficile andare quotidianamente a reperire materie prime per nutrirsi. File di ore all'ingresso dei supermercati. Pericolo che presto sarebbero venuti meno anche gli approvvigionamenti di materie prime essenziali. Ma l'italiano medio, popolo di inventori, scopritori, navigatori e quant'altro, ha elaborato la propria strategia. Se i lieviti non vanno dall'italiano, l'italiano va dai lieviti. Ed è iniziata la lunga ed interminabile saga dell'home food, del handmade. A suon di foto sui social network è partita la sfida ai migliori manicaretti della quarantena.
In questo periodo si stima che gli italiani abbiano utilizzato 4 milioni di tonnellate di farina, 32.000 kg di lievito madre, 52.000 kg di lievito di birra, 310.000 quintali di zucchero, 65 milioni di uova, 120.000 tonnellate di latticini, 600.000 quintali di gocce di cioccolato, 320.000 flaconcini di aromi naturali, 57.000 bustine di vanillina, 120 tonnellate di ricotta, 613.000 confezioni di cacao, 80 milioni di bibite in lattina, 85 milioni di bottiglie di birra. E dove sono finite tutte queste calorie? Ovviamente si sono trasformate in chili, molti e molti chili in eccesso. Superata la quarantena e sopravvissuti a coronavirus, gli italiani sono ora chiamati ad una sfida enorme: liberarsi dei chili di troppo e prepararsi alla prova costume. In che modo? Con diete affamanti e rattristenti? Sottoponendosi a sedute di meso e pressoterapia? Costringendosi a ore e ore di tapirulan, corse, camminate e attività aerobiche di ogni genere? Certo che no! Vi basterà reperire l'ultimo e il più formidabile dei ritrovati della scienza. Qualcosa che ha lasciato basiti anche i più affermati tecnologi alimentari, dietologi mondiali, scienziati e biochimici. Una vera e propria panacea. Non solo vi farà dimagrire in tempi record senza nessuna sofferenza, ma vi permetterà di non ingrassare mai più. Che cosa è? Il buon senso! Cosa hanno in comune un funerale, un Würstel e una fabbrica di automobili? Scopritelo assieme a noi con le curiosità sciabalone! Al tempo dei faraoni, non era affatto insolito che il defunto venisse sepolto assieme ai beni che aveva posseduto. Eppure la civiltà etrusca teneva in grande considerazione il corredo funerario. Usanze particolari e sorprendenti ne esistono ancora oggi, ma ha comunque fatto scalpore l'ultimo desiderio di Tshekede Boufton Pitso, un importante politico sudafricano, cioè quello di essere sepolto nella sua amata limousine Mercedes anziché in una bara normale. La figlia Sephora ha raccontato ai cronisti che il padre era stato un ricco uomo d'affari e aveva posseduto un'intera flotta di lussuose auto Mercedes, ma che era stato costretto a venderle negli ultimi anni dopo essere entrato in difficoltà economiche. L'auto era la sua cosa preferita al mondo, tanto da dire alla sua famiglia che voleva essere sepolto al suo interno quando sarebbe arrivato il suo momento. Restiamo nel mondo dell'automobile e parliamo di Volkswagen. Difficile a credersi, il prodotto più venduto non è la Golf o il Maggiolino, ma bensì un insaccato, il Bratwurst, che tanto piace ai germanici palati. La Volkswagen produce Würstel nel suo stabilimento automobilistico a Wolfsburg, in Germania, da oltre 45 anni. La produzione è iniziata nel 1973 ed originariamente era destinata esclusivamente alle mense dell'azienda, per il consumo del personale. Nel tempo però, la Volkswagen ha iniziato a vendere le sue salsicce anche al pubblico, negli stadi e nei negozi, ed hanno avuto grandissimo successo. Oggi, oltre il 60% della produzione, cioè più di 7 milioni di pezzi all'anno, è destinata al mercato esterno. Il Würstel a marchio Volkswagen è oggi una parte così importante della cultura e della storia aziendale che ha persino un proprio codice di ricambio per auto. Se vi interessasse acquistarlo, chiedete 199-398-500A. Sono due tipi di donne, quelle d'Ungurica e quelle pure. Quelle d'Ungurica sono d'Ungurica e quelle pure sono